Dovremmo essere online, io continuo a fare prove tutte le volte per vedere se sono effettivamente 10 secondi fra l'avvio della trasmissione e l'arrivo del segnale, insomma. Vediamo se me lo aggiorna come al solito. Sì, ok, aggiornata. Buonasera a tutti. Chiedo scusa se sto iniziando 10 minuti dopo, ma ho perso un po' di tempo a sistemare i suoni per praticamente per i follow, quelle cose lì, no? E quindi mi sono un attimo persa. Però devo dire di essere soddisfatta. Non ho finito il lavoro, ma sono abbastanza soddisfatta. Non so dove mettere il cellulare perché non dico nulla, mi è stato messo qui dopo le fragole e adesso lo mangeremo insieme, o meglio, io lo mangerò mentre voi morirete di acquolina. Dove metto il cellulare? Non so, manco io. Così, allora, siamo qui. Ci siamo lasciati qui e siamo di nuovo qui. Stiamo aspettando Rachel e Frank. Sappiamo. Ciao, signor Orso. Sappiamo che ci sono i casini. Aspetta, signor Orso, guarda. Ha un bombolone alla crema. Sappiamo che ci saranno dei casini. Quindi tuffiamoci e finiamo, insomma, guardiamoci un po' attorno. Allora, sicuramente voglio fare un bel You only graffito. get one chance to make a first expression. Mistico. No, inquietante, perché io continuo a dire che le cose sono inquietanti. Inquietante. No. Questa è marmellata. This'll give intruders something to think about. Papà? Ma no, ma io pensavo fosse la crema. Ci sono rimasta malissimo. So sad. Ma c'era scritto che erano alla crema. Andiamo avanti. Allora, suona il clacson, che è una delle cose più fighe da fare. Ma è le fragole? Looking good, Robobulb. Che carina la lampadina blu. Teniamola accesa, non c'è altro da fare. Allora, fuma. Ho offerto alla mamma un pezzo di bombolone. Cos'è che c'è, papà? Sì, giusto, il crafe. Beh, posso interrompere questa cosa lunghissima? Ci sarà una musica sotto, come al solito dovrei cantare io, sono stonata, non ci ho voglia, sto mangiando. Mi sto addormentando. Ok. Un nuovo sogno del padre. Ah, no, si è solo addormentata. A posto. Shit. I slept all day. What Ah no, the è hell? decisamente un sogno. Ciao 90! Lo voglio anche un marshmallow.
Meglio per me, ma la cosa è già finita, ce n'era uno sputo. Dai, anche un marshmallow fatto al fuoco. No, non è una replica. Siamo in live. Di solito se la replica lo scrivo. Di solito. E comunque nel caso c'è scritto in alto. Allora. I wonder if it burned like this the day it happened. Ah, lei non si ricorda proprio nulla. Feel like roasting a marshmallow? Prendi un marshmallow. No, non si infilzano così i marshmallow. Non riuscite a filzarli così. Dovete fare una faccia terribile per fare una cosa simile. Tanto arrostisci, col padre vorrei parlare dopo. Io i marshmallow li facevo con la forchetta sopra il fornello di casa. Sono buoni quando sono marroncini. Ma non quando prendono fuoco. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. Ah no, c'è della crema, guarda. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger. Danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. Grande mago. But sometimes there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Of getting burned. Che cosa un po' macabra. Ti vedo 2 secondi sì, 2 secondi no. Mi spiace non poter partecipare. Non ti preoccupa. Aspettate che glielo scrivo. Così ha letto. Dovrebbe leggere. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. In macchina. So, are you gonna invite me in? Or what? I love giving rides to strange drifters. Pop in. Thanks. Se n'è tipo andata di casa.
yum. You've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. A pirate flag? A cool blue light? That is dark. Too dark. Perfect dark. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. That's the hope. But it doesn't exactly drive yet. You'll figure it out. And while you're at it, we're also gonna need some money. You know, to buy stuff. Uh-huh. Car and money? Anything else you'd like? Luckily, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That well's... Come fa a dimenticartelo? I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? No reason to prolong the inevitable. It's definitely Blackwell's loss. You covering for me was amazing. I don't know how to thank you. Whatever. You tried to cover for me too. Tried and failed. I guess we know who the better liar is. Or maybe my lie was the one he wanted to believe. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Se avesse scoperto che è andato a fuoco tutto, si va, erano già in galera. Che poi sarebbe andata in galera con lui sapendo che Rachel è una brava ragazza. Che abbiamo fatto? No, casino. Che abbiamo fatto? Sì, l'ha fatto lei, ma tecnicamente erano assieme, quindi... Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But now you're in on it too. Accessory after the fact. Unless you tell on me. Simpatica incrastarci. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Sento ancora cuoricini nell'aria. Dall'altra parte, Chloe. Dall'altra parte, la testa sulle sue gambe. Maronne. Well, Doc. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit fucking nutso last night. What do I do? This perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is also, may I add, a knockout in the looks department. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to steal wine from yuppie picnickers? How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. Momento. Allora. Ciao Pigna. Secondo, oddio, cioè, baciatevi e basta, finitela qui, ma mamma mia, lo sente patate, io non pensavo che la cosa fosse così esplicita, cioè, dillo che ti piace e basta, non tiriamola avanti, è finita la serie. Allora, Blackwell. I've been booted from school and I'm not entirely sure what to do about it. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. I mean how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too long? You tell me. I'd say I'm exceptionally well-adjusted. I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touché, Doc. David.
There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Mister Coglione, Stroncoglione. No, Stronzoglione. Coglionello. Coglionello, mi piace di più. He's a step douche. Because he's inserting himself where he doesn't belong. Also, he's a douche. Poetic. Giusto. May I also suggest stepladder? Why stepladder? Because he climbs on your mom every night. Ew! Che schifo! And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry, it's called shock therapy. Highly controversial. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. Ma male? And now it's your turn. Oh, okay. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. Ciao Paolo, coglionello. It sucks. Colpo me. What? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... I don't know. Avete presente la foca che urla gay? Can we talk about something else? Voglio la foca che urla lelle. Pick up, dai, un argomento leggero, su. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Però sono carina assieme. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells' office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. He's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? Tu non sei come lui. You couldn't be like him even if you wanted to. You're too awesome. The fact that you believe that makes me feel better. Shit, it's time for the play. As if my life didn't have enough drama in it. Good luck. You know you're never supposed to tell an actor good luck before a show? It's bad luck. Si dice Macbeth. Why is telling someone good luck bad luck? Si dice Macbeth a te. You're supposed to say, break a leg. That's dumb. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal. Criminal fun. I'm in. Wait, you forgot your bag. It's for you. Ah, così? Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Mi ricordo quando avevo le cotte con le primaverili estivi, dove tipo uscivi solo per vedere quella persona. Cose così, no? Hello, Junk Shack. Sì, oddio, pioverà dentro come pochi.
time to check out Rachel Amber's. Mi hanno detto che ti hanno espulsa. Sì, ho fatto uno contro Wells, l'hai capita? Io no. Sif dice che sei una nerd. E cosa c'entra? O voleva dire che sei una merda? Mystery bag. Allora, arazzo. Appendi l'arazzo. Poi vediamo cosa c'è dentro. Prima ci facciamo un giro. No, non mi piacciono questi. Bah. It's time to talk about the elephant in the room. This elephant fucking rules. No, non mi piacciono questi, non mi sono mai piaciuti. Ah no, aspetta, accendi. Ok. Vabbè, che tanto non cambia nulla, non c'è la musica. Tasto sinistro, esci. Oi, non ti incastrare. Sei Superman, tesoro. Chloe was here. Ma no, è il più scontato di tutti i graffiti. Cartello, collochiamo il cartello. Wrong way. Ma perché metterlo per terra era collocare il cartello? Perché? Io mi chiedo. Yes, I need those. Cos'è? Posso cambiarmi, tipo? Nothing like an abandoned shaft in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Torre Tarot, teschio. Abiti bonus. Ma abiti bonus che cos'ha? Teschio rapace che è quello che ho addosso. Ma questa torre tarot, giusto per cambiarci, sembra carina. Che brutto, non li sopporto quegli arazzi lì. Non è male. Fatemi vedere un attimo. Che perché pensavo giusto prima, però potremmo cambiarli comunque. Per non avere sempre la stessa, insomma. Questo è un colpo basso. Io adoro le magliette con la doppia manica così. Mi piaceva di più il disegno dell'altra, ma penso di tenere questa con la doppia maglietta. Era più figo dire anche quello che avevo, con la canotta, però con la doppia manica così è bellissimo, quindi va bene. Non è male. Ok. Tipo se volessi si potrà anche cambiarmi. Frank. Sono alla discarica. Ah, ok, è arrivato. Va bene. Prendiamo anche questo, che magari ci giochiamo un giorno di questi. Ci sta, manca un arco. O delle freccette. Non ci sono delle freccette a casa? A casa, cosa sto dicendo? Per caso... No, non ci sono freccette. Vabbè, niente, ok, andiamo. Tasto sinistro del mouse, esce. Ah, oddio, avevamo fatto il graffito dietro il coso di Frank. Ah, sta qui. Esatto. Che pure è brutta. Get your ass in here.
Ay, ay, ay. O stanno cercando di incastrare il padre di Rachel. Dude, it smells like piss in here. Shut up. Do you have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Ma non ce lo Close fai. that one. Ah! Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Ma non te lo puoi tipo prendere da solo invece che prendere partire tipo rapimento? No, I'm fetching things for Frank. How low can I go? Io espulsa, brutta faccenda, intendi ottime notizie, sono gasatissimo, figo, fammi un fischio se vuoi farti un giro con me e Trev, grazie. Ah, il fattone. Il fattone. Allora, libro, fogli, non ho voglia di guardare tutto perché l'ho già fatto con Life is Strange e poi mi annoio a bestia. Wait, Frank got a puppy? For real? La gente quando tipo si fissa su ste cose è marò. Rachel, the therapist, would have a field day with this. Significato sogno nuvole. A che età i cani mangiano bistecche? Musica P7. Mila Kunis single. Screensaver nuvole. Assicurazione incendio illegale. Corpo forestale Caglia Bay. Mega Fox single. Dimensioni nuvola più grandi della storia. Perché a cucciolo non mangia bistecche? The mill burned down. Sono incazzato nero, ho bruciato tutto, un massacro, non riesco a togliermi dalla testa, i cani non ce l'hanno fatta, 10.000 sacchi andati, bruciati, più le spese di monta. Si incazzano di brutto, come faccio a uscire con la mia cazzo di reputazione intatta? Ho la testa che mi scoppia, voglio solo trovare chi ha piccato quel cazzo di incendio e dargli fuoco. Aia, mi sa che è per questo che ci ha chiamato. Jeez, that's an Ti piace il expensive cane dog. Frank? Non avevo dubbi, quella bestia speciale, lo voleva quella che ha comprato Cali, ma gli ho detto di tenersi sui allori di 3.000 dollari, che lo stavo tenendo per mio amico Frank. Davvero, tutto quello che ha fatto per me vale molto più di 3.000. Non ringraziarmi, è un regalo, però voglio farlo accoppiare quando sarà cresciuto. Va bene. Che roba è sto qua? Ugh, gross. Cioè, è tipo cibo per cani? Facciamo un graffito? Beer, TP, Milk, droghe per Chloe, una casa vera, droghe per Chloe. Got it. Che carino, che bellina che è quella foglia. Questo tipo I qual è? guess Frank subscribes to the hiding in plain sight. Don't Prendila. mind if I do. Don't even fucking think about it. Damn. Che peccato. Cos'è? Scatole di cereali. No, non mi interessa. Apri qui, vediamo cosa c'è qua dentro. Magari qualcosa di buono da Frank mangiare. must be spending hundreds of dollars on this dog. Beh, comunque tutta roba in sconto, quindi. Fusco, non ti saluterei solo a cioè, per una cosa a prescindere, però vabbè, ciao Fusco. Ciao Kika! Ah, è per questo che ha mandato noi, perché c'è quel cane psicopatico. Hey there. It's okay, little guy. Oh, shit! Pompidou, get up here! Pompidou, che no. Ma che Pompidou. bellino! Abbiamo un Little accordo, chatter. divertiti, ciao Fusco. Ma che bellino! Aspettate, 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 aspettate che ho letto una cosa. Allora, la tempesta sarà una figata. Sfigatissima, intendo.
Ci sarà da ridere, non preoccuparti per l'espressione, ok? Piantala, sto bene. Ah no, usciamo dopo la tempesta, era una roba passata, peccato. Su quelle cose, a me ricordano l'adolescenza, queste cose. Dove tipo frinzonavi la gente così, come se fosse un domani. Allora, quello. Il quaderno, è inutile guardare tutto il resto, tanto il cane ha devastato tutto. This one I think it is. God, I paid that off. Sì, dubito che li abbia ammazzati, penso che siano tipo i soldi che gli devono, quello da 1050 aiuto. Se, penso che siano soldi che gli devono, è buona. Dubito li Time to abbia find out ammazzati. what Frank wants to discuss. Oh, oh, oh. No, guarda, niente a posto. Armadietto, non avevo visto l'armadietto. Apri l'armadietto. Ah, roba per cane. Ah no, fagioli! That's an insane amount of beans. Magari un fan di Bud Spencer e tutto rispetto. Allora, parliamo con il deficiente. Is this it? Have a seat. Pompadour, huh? That's one badass name for a dog. It's French. Ah beh. Amo, che bellino! È bellissimo. Does it mean like tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Ah, quindi ha dato il nome francese senza saperne il significato, il genio della vita. Okay, so who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Simpatica. No, pretende una risposta. Proviamoci. Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. Frank, you know I hate everyone. Who do you think I'm gonna tell? Come on, Price, I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Hey, so I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too? See? We're a lot alike, Frank. We've got shit in common. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? Jeez, Frank. So sensitive. You guys got a thing going? Mixing business with pleasure? What? No, I forget it, Price. Over my dead body. If you don't tell me who she is, I'm just gonna assume you're dating. Or she's your boss. Or something else embarrassing. So, are you gonna tell me who that was? Christ, do you ever shut up? I'm not telling you anything, okay? Cacchio, l'ho persa. You don't have to be rude about it. 2 damn seconds of peace and quiet is all I want. Non so se riavviare, no, voglio riavviare, perdonatemi, Is this it? ma voglio sapere chi è quella, cioè Have a non riesco seat. a stare senza Pompadour, saperlo. huh? That's one badass Tanto ho visto name che il for a salvataggio era dog. vicino. It's French. Ok, allora, cosa significa? No, non è mica un barboncino, facciamo una diversa. Okay, but he's not a poodle, Frank. No, he's not. But I'm gonna treat him like one. Okay, so who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Simpatico. Prendi. Ok. Dai, Rachel dai, would dai. want to know more. Sono pronta, vai. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot.
I make money by being discreet. Frank, you know I hate everyone. Who do you think I'm gonna tell? Come on, Price, I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Hey, so, I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too? Che faccia da fattone che ha? We're a lot alike, Frank. We've got shit in common. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? I'm not. Bella. Just hanging with a friend here. A friend I don't know much about. Tell me, Frank. Seeing any girls lately? I don't know. Frank. Talk. And I'll get my mom to make you something special. Like what? How about that firehouse chili of hers? Chista. You got it. The woman you saw. Her name's Sarah. Showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble, exactly? Forget about it, Chloe. You shouldn't have opened my mouth. Thanks for telling me. Whatever. Sì, ma non ha detto nulla. Yeah, I... Cioè, io volevo sapere chi fosse. E non ha detto nulla. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Cioè, io ho riavviato per nulla. So sad. Che genere di soldi? No, e tu? How about you? Did you lose anything in the fire? No. But I'll probably get pulled into whatever shit Damon's dealing with right now. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, You and I have shit to discuss. I've got a little job for you. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Oh, holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. That's a Bigfoot. The problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? No, non parliamo mai. Non mi ricordo neanche chi sia. I never talked to him. Or his type. No one's just a type, Price. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room. Find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? E io cosa ci guadagno? Yeah, of course, but what's in it for me? I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? Ciao Reggio! Aspettavo che si fermasse, ma... Ciao Reggio! I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this, Price... $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed. Rachel and I could really do it. We could leave for good. Ci sta. I'll do it. Good deal. Tanto rubare, oramai siamo già fuori dalla scuola. Marò. Va bene. Che ansia, gente, che ansia. Non è una cosa che farei. Vediamo un po'. Che poi oltretutto lei tipo viveva con i suoi, quindi non, cioè non penso neanche conosca sto posto. Pillola rossa, resti nel paese delle oh,
Grazie per il follow! No, adesso che ho messo le musiche nuove, cioè le suonerie nuove, le riconosco. Grazie per il follow! Grazie, Regio! Hai visto che bellino il pandino? Sono a scuola, hanno messo i tendoni da usare come camerini. Tu che fai? Sono qui anch'io in missione per conto del mio spacciatore. Davvero che tristezza, vieni a trovarmi quando hai finito. Sì, certo. P.S. Ho visto quella donna che era con tuo padre dal mio spacciatore. Cosa? Dice che stia mettendo in casino un sacco di gente. Si chiama Sera o una cosa così. Rachel? Non ci tenevo a sapere il suo nome. Oh, scusa. Non fa niente. A tra poco. Ciao! Quanti ricordi quando... No, non voglio sedermi che poi si parte un sacco di tempo. Quanti ricordi in Life is Strange? Poster del Blackwell Totem. Il rigatore. Che sta facendo? Ah, l'uccellino. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Sì, però che stronzo, ti ho pure firmato con il mio vero nome. Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Cioè, gli ha pure firmato col mio vero nome e mi sta trattando da schifo. Prendilo in giro, vaffanbrodo. Hey, Evan, as intelligent as you look right now, you can still see that bird from where I'm standing. Che bellino che è. Concern, but I want to get this shot exactly right. And I've learned something about myself recently. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You were the only person who signed my petition. I mean, seriously signed it. That's pretty sad. I'm a low bar, but did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? No, dovresti farti degli amici. Cioè, mi ha trattato. Adesso mi ha trattato bene, ma mi ha trattato malissimo. Vaffanbrodo. Evan, you're pretty stuck up. Esattamente. Did you know that? It's fine. The first sign of greatness is people disliking you. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Visto? Simpatia, portami via. Comunque, posso guardarlo tipo senza farlo scappare? Evan's subject for the day. Better you than me, bird. Sì, che almeno non scassa le balle a me, insomma. Inizia lì, continua ad andare a fuoco tutto. Spettacolo, comunque, come sono fatte quelle nuvole. Molto belline, molto carine. Ah, ecco qua. Mi sembrava di aver visto una persona. Steph, parliamoci. Hey, Steph. Whoa. Hey, Calamastia. Your shirt looks like the tea leaves they used to tell people's fortunes. Vero? How is my future looking? Bright and sunny. Magari. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Grazie. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? Sono qui per la tempesta, non diciamo del lavoretto, prima che questa qui chiami qualcuno. I figured I'd see the tempest. For real? You? Yeah, I know. It's not really my thing. Kind of hoping it's a shit show. What the hell? I'm the stage manager. Oh, I think I knew that.
My bad. You better mean it. Dai, lo sappiamo tutti che è qui per Riccio, e basta. I'm sure it is. Obviously Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive too. Ma chi se ne frega degli altri? Biscotti gratis dove? Dove sono i miei biscotti? Dove sono i miei biscotti? Allora, la cosa mi intriga. No, grazie. Non ho letto, mi è distratto con i biscotti. La cosa mi intriga. Di solito quello direbbe no, ma vabbè. I'm intrigued. Go on. Like Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very No, all'effettivo non me ne fregava nulla. Caliban, there's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well. Good luck with Lei è qui solo per Rachel, non rompergli le balle. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... Cioè, qui sono tutte lelle. Qui sono tutte... Cioè, mi fa piacere per l'amor del cielo, ma... Cioè... Boh, non lo so. Va bene, ok. Pensi che noi due stiamo insieme? Ci devo pensare su, e single. Ci devo pensare su vuol dire che tipo ti piace, ma non sai se sei corrisposte. Single gliela lasci, no? Pensi che noi due stiamo assieme, mi sembra la cosa un po' più logica. You think we're together? It looks to me like you've got a thing for her and maybe she has a thing for you. And I wouldn't want to get in the way. No, non è single, ci devo pensare su. I don't know. It's confusing. I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe? You know you can, right? No. I'll see you later, Steph. Sarà mia rivale in amore, no? Storming the castle. C'è rimasta male, povera. I'll see you at the Tempest, right? Ma c'è rimasta male, oh ciccia, c'ero prima io, cioè. Ci dovevi provare prima se te se la volevi prendere. È così che funziona. Hey Samuel, keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Che disagiato. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone. Special someone, yes? Rachel. What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. Tutti l'amano. Beh, è bellissima. That's, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? Vediamo gli altri, dai, anche se vorrei tipo smettere con Rachel. Bellissima, persino io ho una cotta per lei. I'm looking for Drew North. No, non sono Lella, sono etero. Specifichiamo. But he is more than that. He is? A great heart he has, with much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that too. No one is just one thing. Elliot. So, what about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see
both what people want me to see and what they want to keep hidden. Che cos'è che voglio che vedano gli altri? Che cos'è che voglio tenere nascosto? Che cos'è che voglio che vedano gli altri? What do I want people to see? Che faccia storta non ha sto tizio? Sì, è bruttissimo, è inquietante. No, ma più che brutto, è proprio inquietante. Don't care what others think. Of course you do. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go now. It's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. Stavo guardando il cellulare. No, è che penso che sia quando hai tipo tanta barba che ti va sul labbro, quindi sembra che ti entri in bocca, ma in verità non ce l'hai in bocca. Penso che sia così. È un po' strano, però non mi ha mai fatto impazzire il custode. Entra e vai ai dormitori. Questo penso che sia quello che c'avevo, che io sola avevo visto. No, direi che proviamo. Ho i denti marci. Ci sta anche. No, è inquietante quest'uomo. Such a nice white door. Though it feels like it's missing something. Non possiamo farci. Appunto. Ah, le chiavi, Samuel, non possiamo mandarlo via. Bingo. E come le prendi? Only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Ah, così proprio? Irrigatore. If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But Evan is right there. Dobbiamo cacciare l'uccellino. Allora, cacciamo l'uccellino. Poverino, è così bellino. Hey! Shit! I wanted you to go the other way. Like, as far as possible. Dai, seriamente? Allora. Quante robe di cibo gli ha messo? Time for a fresh start. Allora. Ok. Here we go. Di sotto l'uccellino se ne andrebbe, ma questo deve essere talmente un morto di fame che. Ma c'è. Cioè, davanti il tipo. È in linea d'aria il tipo. Scusate, io colpisco sempre. È in linea d'aria il tipo. So tempting, but I haven't seen for sure. And he sounds like he's in the mood to get me in trouble. No, gente, non ci credo mai nella vita. Dobbiamo rifare tutto. Allora. Ma c'è anche dall'altra parte. Back where we started. Dai. Ce la faremo. No, di là. E io per farlo andare di là non l'avevo mica visto. Dai, Chloe, non ti incastrare. Di là. Bella, bella così. Bellissima così. One small flight for this bird. Giant leap backward for Chloe Price. Ok. Irrigatore, colpisci. So tempting, but Evan has seen me for sure. And he sounds like he's in the mood to get me in trouble. Ok, allora. Spaventa l'uccellino di qua. Ma. Almost there. Spaventa l'uccellino di là. Spaventa l'uccellino più in fondo e poi lo facciamo ritornare. Che cosa lunghissima. Back where we started. Dai. Ok, spaventa di là. Bella così. Gotta scare it the other way. Ok. So tempting, but Evan will see me for sure. And he sounds like he's in the mood to get me in trouble.
Ma io che cavolo devo fare? So tempting, but Evan. No, io non ho capito. C'è sempre lui in mezzo. E tipo è sempre qua. Allora, spaventiamo l'uccellino e lì torna al punto di partenza. Time for a fresh start. Però qui ci vede, quindi lo rispaventiamo. Here we go. So tempting, but Evan will see me for sure. Ma non possiamo tipo tirargli un calcione e lui cade in avanti, distrugge il coso dell'irrigazione e noi abbiamo finito? Ma lui è sempre in mezzo. So tempting, but Evan will see me, I'm sure. If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But Evan is right there. Come on. E io che devo fare? Allora, l'uccellino non ha 50 piazzole. Ma se tipo lo mandassi proprio via, è possibile farlo? Almost there. E lui è sempre in mezzo. So. Ho capito. Ho capito. Allora, proviamo a mandarlo via di là. Cioè, se io devo far muovere l'uccellino. E non c'è modo migliore, cioè. Ok. E io lo caccerei proprio. No. Vattene via, ma proprio via, via, via. Dai, mi sta prendendo in giro. Cosa devo fare, ma santissime patate? Odio queste parti di gioco. Allora, le chiavi, la statuetta, i libri. Non c'è nulla che io possa prendere. Ma dove lo mando? Poster. Non ci sono altri posti e lui continua a tornare. Mandiamolo di là, vediamo se da di là lo cacciamo. Here we go. Ma lui è sempre qui. So, bella. Gotcha. Finalmente. Perfect. Ringraziami. You're welcome. Stronzettino. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the that works. Ops. Una volta è capitato anche a noi che tipo non avevamo legato bene l'irrigazione ed è partito tutto in bagno. È stato bellissimo, mi ero bagnata tantissimo. Ok, allora freghiamo le chiavi. Sorry, Samuel. Sì, era abbastanza ovvio che non saremmo mai riusciti a spaccare right. La porta. Time to find Drew's room. Entriamo nei dormitori. Easy peasy. Per chi non le conoscesse, sono le caramelle a spirale di Tiger. E sono tipo buonissime. Che scappata terribile.
Skip? How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get expelled? Sono venuta a trovare un amico. Menti, menti spudoratamente. Relax. I'm just visiting a friend. I really can't just let you go in. No, Sam non ha detto rischiare di andare a chiedere. Il ricordo dei bei vecchi tempi. Come on, Skip. I break the rules and you think it's awesome. Let me break this rule. For old times. Non ho voglia di combattere con te. I want to, Chloe, but I really can't. Cioè, sei un fattone che se ne è sempre sbattuto. Per una volta che te ne devi sbattere, entro lo stesso. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. What's my official business? I'm going to the bathroom. Is that what you wanted to hear? Is that interesting to you? What? No. No, it's my job to ask, Chloe. That's not cool, Skip. You realize that, brodo. Right? E adesso? Chloe. I just have this feeling like you're up to... Wait. You talked me into letting you into the bathroom this morning, and then you tagged the entire friggin' place. What? No, fuck it. I totally did that. Wells raked me over the coals for that. Time to go. Or what? What are you gonna do, Skip? Because unless you're prepared to drag me off this campus, I'm going inside. Chloe, enough. This is my job. Just go. Ecco perché è incazzato con noi per i graffiti. You have never respected me. You and all your smug little classmates. I am so tired of being shit on by a high schooler. Sei un fattone alla tua età. I'm done with this stupid rent-a-cop job. Just do whatever the fuck you want, Chloe. Whoa, Skip. That's funny. I've gotten reports about how your head is really far up your ass. What did you just say? Damn. Skip really lost it there. Ah, quindi possiamo entrare? Ma così. Sono in discarica, come va? Li hai trovati? Calmati, Ciccio, sono passati tipo 5 minuti. 20. Dettagli. Ok, ci sto lavorando. Muoviti. Non lo sai che le donne vanno aspettate, tipo? Cioè, non volevo che Skip mollasse il lavoro così. Peccato averla persa stasera, non ho la testa per farle. Di solito le azzecco tutte, o sto diventando difficile, oppure... Non ho la testa, ma sei deficiente. Da lasciare le chiavi fuori. Porca Eva. Alright, which one is Drew's room? Drew. Corpo forestale del Cadia Bay. Il 50% dell'incendio del parco di Culmination è stato domato. Nuovi blocchi stradali, si prega di controllare i media locali. Va bene. Ah, grazie Justin per geometria. Lavagna. You shall not pass! Signor Orso, dimmi che ci sei. You shall not pass. Signor Orso, una volta che ci devi essere, le citazioni quelle colte. Questo è Drew.
aspettate che mando un messaggio al signor Orso. Ok. Allora, biografia, poster. It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Ah, è di Elliot la stanza. Cassetto. Questa cosa che tutti possono entrare nelle stanze di tutti mi inquieta tantissimo. That's not half bad. Quando è uscita dalla stanza ha sentito una scossa, le sue ali tese d'agonia. Ok. Dark. La vedo nei mattoni e nella calce, nell'erba appena tagliata, gli occhi brillano come monete, il traghettatore non può averla, dico, ma gli dèi oscuri ridono. Aspettate, faccio... Who is it that Elliot's writing about? Quel momento in cui il sole è quasi storto, il mare è caldo e accogliente, quando la luce attenua il vai e vieni delle onde, quando il freddo infinito abbraccia l'orizzonte spietato, e per un solo istante tutto è possibile, tutto dice di sì, il mio cuore dice di sì e i suoi occhi dicono di sì. La vedono ma non la vedono, com'è possibile quando tutto il mondo è negativo e oscuro e lei urla un razzo che strilla, che lascia una scia di fuoco. Lei è così infantile, così carina e così crudele. Il suo coltello nero sputa parole e fa colare inchiostro. Direi che è un po' cotto. Scusatemi, io devo fare una cosa. Ah no, aspettate, prima finiamo. Devo fare la foto signor Rosso che mi sa che sta giocando in su Overwatch. Elliot's mom seems nice. Vediamo. Dana. Io voglio essere secondo me. Ma non dirle che te l'ho detto io, grazie fratello, ma dai. Warren Graham is such a... Ti svegli grosso, te lo concedo, dude. Ha fatto qualche film orribile, non ha problema. Sono usciti tantissimi altri film molto più brutti. Sempre con i film, Warren. There's way less porn here than I would have thought. Noto cravatta video. Elliot, Chloe Elizabeth Price. Beh, ha fatto un sacco di ricerche su di te, io sarei un po' tipo inquietata. Che cos'è questa? Ma se io tipo... Ah, lettera alla borsa dello studio, vabbè, non importa, abbiamo capito che è bravo. Allora, scusate, io faccio una foto al signor Orso perché questa cosa la deve vedere tantissimo. No, non la cancelliamo, vorrei cancellarla ma non la cancello. Ok, foto in diretta. Va bene, allora, vediamo Warren. Poster, la tempesta. Questo di chi sarà? Aiden. Direi che la stanza è questa. Great game. You're a beast. Needed to talk to you, Zack. Ma che gioco è? Quello è un toro, mi viene in mente Dark Souls, ma... Sì, bussa, proprio. Ah, no, beh, giusto, bussa, bussa, prima che ci sia dentro. Drew. E facciamo la figura. Apri. Aspetta, il gufo. Aspetta. Che io ero fuori dall'app. Ciao gufo. Sì, mi faccio vedere in faccia solo quando faccio le storie. Quando gioco Overwatch no. Drew's not here. Perché mi sbacco. Okay. If I were Drew, where could I hide my money? Andiamo avanti ancora 10 minuti solo perché ho iniziato tardi e perché. Is the money in there? E perché. All right.
E perché così compenso un po' quella volta scorsa che è durata un'ora spaccata. Ah, ecco. Drew però era lui. Quindi lui spaccia un botto. Sacco a pelo. Durgron. Yeah. Bad guys don't usually look so obvious, but awesome. Che figo, sì. Comunque, cioè, poverino che dorme nel sacco a pelo e il fratello dorme sul letto. Almeno portati una brandina, comprati una brandina. Non avranno tanti soldi, ma una brandina. E perché c'è il gufo? Dov'è che c'era il gufo? Aspetta. Spaccia dove? Chi? Praticamente stiamo andando a raccattare dei soldi da un ragazzo che spaccia, ma che non vuole dare i soldi e si è reso irreperibile a Frank, e quindi stiamo cercando di raccattare, cioè di raccattare, di rubarli. Congratulazioni, hai ricevuto incredibili risultati, sono il tuo figlio, tra sei in studio, siamo convinti che tu sei una studente atleta con tutto il potenziale. Ok, vengo anch'io. No, tu no. Ma sarebbe stata prima che lei va nei casini, quindi secondo me fra un po' va nei casini. Grazie mille per avermi contattato e avermi offerto questa fantastica borsa di studio. Ah, comunque è andato nell'Oregon e non a Washington. Ho bisogno di qualcosa per scaricare le tensioni. Voi rubate i soldi della sua merce. Io non mi ricordo cosa vendesse, mi pare metanfetamine, ma ho talmente una memoria terribile che non mi ricordo che cosa Frank gli procurasse. Penso metanfetamine. Ah, sta qua la madre. A posto. Va bene. Allora, usare l'abbiamo usato. Lettera. Quarta poster. Allora, dobbiamo trovare. Allora, Drew, 3 aprile del 92. Meglio, aprile 392. Ah, un mese esatto dopo di me. Michael Norton, 27 dicembre 96. No, aspetta. Perché non ho fatto leggi. Oh, troppa roba, no. Cioè, se me lo devo segnare, ditemelo. I wonder exactly how important 516 is to Drew. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Look at that. Troppi numeri. Post-it. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Io non me li posso ricordare, devi fare tutto da sola. No, non ci credo. Mi devo segnare tutti, gente. Non ce la posso fare. Ho lasciato di là il quadernetto. Però sembri Gesù. Perché sembro Gesù? Ho la tinta rossa. Gesù non ha la tinta rossa. Allora, 11, 20, 36. Gente, non me lo posso ricordare. Allora, 11, 20. Damn it, wrong numbers. Cioè, ma io qua come faccio? T36. Damn it, wrong numbers. Damn it, wrong numbers. Cioè, mi viene anche da pensare tipo di unirli, ma. Allora, in totale sono 4.
16 maggio 2010. Però 16 maggio è 16.05. 16.05. Perché ho un raggio sparato in faccia? Ah, no, è che ho le luci che non sono granché. E quindi ho settato la fotocamera, ma la fotocamera di non so quanti anni fa. Una fotocamera, una webcam. E quindi il settaggio è un po' così, insomma. Meglio così che praticamente non vedermi. Damn it. Wrong numbers. Proviamo 2010. Non volevo spendere la sola serata a fare questa cosa. Might actually need some help with this one. È a dicembre, 27. 12.27. 12.27. Worth a shot. Yes. Bella. This is. Io me lo sono pure segnato. Vabbè, cancelliamo. Did little Drew beat you up too? Che bellino. Più carino Pompidou, però bellino. Jackpot. I'm kind of good at this. Ok. Richiudi. Una pancia. Che è passata. Ok. Got the money. Una pancia. I'm being bust out of here. Perché c'ho paura di aprire questa porta. Lo sapevo. Che ansia. Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? Niente di che. No reason. Just roaming the halls. Were you wanting to play more tabletop games? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough. You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff. Let's move. Che è successo? Quello chi è che succede? Vorrei sapere entrambe le cose. E quello chi è? Who the hell is that? No one. E lascia la porta aperta. And don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. Fuggite alla finestra, anche se al 50° piano. Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place? Collect my fucking money. Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started 2-a-days. Those are gonna be 2 volte al giorno. I'll be able to sell all the oxy you got. Ah, l'ossicodone, non metafetamina. A grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough time. Yeah. Better grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. Oh, I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm just... Where is it? Please, just give me 1 week. You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this! Kid, no one steals from me. No one. Fuck, che cosa violenta. Fuck. Spero che non muoia. No, resta con Mickey. Resta con Mickey. Resta con Mickey, perché secondo me se esci questo qui ti gonfia. Resta con Mickey. Let me go. No. Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn.
Come l'hai uccisa? Comunque ciao Sapphire! Chi è che sei Sapphire che mi conosci? Good luck running on that knee now. Bye bye football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Rip spacciatore. It's okay. I'm okay, little brother. I am. Thank you, Chloe. Thank you. Ti conosco perché guardo le caccole nel naso. No, non so dirti chi tu sia, cioè ho capito che mi stai trollando e so sai chi sono. Sono una persona che conosci, fino a là sono arrivata perché qui sopra mi chiamo Tanda. E non Ale, quindi fino a lì ci sono. Però non ho presente. Se non vuoi dirlo qui scrivilo in privato tranquillamente. Allora, dagli i soldi, tieni i soldi. RIP memoria di Tanda, no, non è RIP memoria di Tanda, non è mai esistita. No, tu non seppellisci, non dai cioè non può morire qualcosa che non è mai nato. Quindi RIP memoria di Tanda, no. Sono gli alluci di Clark. Mirko? Mirko? È morto da tempo la sua memoria. No, signor Orso, non esiste proprio la mia memoria. Non è mai esistita. Sei tu la mia memoria. Non so cosa fare, è più difficile questa scelta di quella prima. Io mi tengo i soldi, gente, faccio la stronza, però ce ne dobbiamo andare da qui. E poi se glieli do, tipo, si incazza tantissimo con me. Tieni i soldi. I didn't do anything. You kept my brother safe. Drew, you need to get to the hospital. No. Don't tell anyone about this, okay? Yeah. No. Sera, sera? No way. What? What are you going to do? About Damon? Dimmi che non era rotta. I don't know. Ho già visto l'incidente di Raikkonen. I hear you. Che spezzava la gamba al meccanico e non è stato bello. Non voglio vedere un'altra gamba rotta. Sono Paolo. Come sei Paolo? No, non è vero che sei Paolo. Hai già bus come... Cioè, sei seriamente Paolo? È Mirko, ah, mi sembrava strano. Gli alluci di Clark e Paolo non lo dice. Poi Paolo ha già busso come cosa. Poi Paolo mi devi dire che cosa hai messo come scelte, eh? La Sapphire No Stick. Cos'è che è? La superficie delle pentole che vendono in TV. La Sapphire No Stick. Suez. E vabbè. Che figo però che l'hanno fatto. Bello, bello, bello. Chloe, non ti fermi mica a guardare la rappresentazione con i soldi in tasca, vero? Adesso però smettiamo. Ciao Gufo, alla prossima. Adesso smetto anch'io tanto. Al prossimo salvataggio smetto. In realtà sarebbe una scheda video. Non sapevo come chiamare uno dei tanti account Twitch Prime che ho fatto per prendere le cose su Hearthstone e Overcure. Ciò fatto, ho ottenuto Mikey in stanza come te, ma gli ho ridato i soldi. Mi faceva troppo pena il padre che è rimasto senza lavoro. Anche quello è vero. Anche quello è vero. This day has been so messed up. At least I can talk to Rachel now. Anche quello è vero, però. I can find her back here. Uno che mi chiama bene. No, dai, non ti posso chiamare fattone. Carino, Gufo. Comunque. Sì, beh, mi dispiace per il padre, però alla fine, tipo, penso che l'avrebbe trovato Frank e mazzolato pure Frank, quindi.
meglio così. Chloe, sono Steph, sto andando all'ospedale. Mikey mi ha detto cosa è successo. Povero Drew, sono sconvolta. Grazie per quello che hai fatto. Non ho fatto niente. Sei rimasta con Mikey. Me l'ha detto, significa molto per lui. I poveri fanno schifo. Allora io direi che tagliamo un po' corto, cioè comunque volevo andare a fare altro. Why, if it isn't the muse of the Blackwell Drama Department. Tell me, young lady, do you still believe true love is a lie? No, non ne sono così sicura. I don't know. I guess the whole point of love is to leave yourself open to whatever happens. Indeed. That is an art many of us attempt and precious few master. Budding dramaturge, may your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Word. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. This show must go on. Weird. Sì, strano, sì. Mixer gioca, così ci prende stasera. Chloe Price presents Firewalk Laser Light Spectacular. Ah, così a caso proprio? Giusto per far diventare qualcuno epilettico. Dana, parliamo con lei. Hey, Dana. Did Doug dig David's garden? Or did David dig Doug's? Did Doug dig David's garden? How if I know? Did Doug dig David's garden? Paolo è cattivo perché non mangia cereali con il latte a colazione. A me piacciono, ma non li mangio manco io, non faccio colazione. Hey, address me as Ferdinand. Ferdinando. Ferdinando, vai a farti fottere. Vai a farti fottere. All right. Hey, go fuck yourself. Super lame, Chloe. I mean, super lame, fair maiden. Great method acting. Really? Thanks. No, arrivo appena finisco qui. Voi iniziate pure con le competitive. E appena vedo un salvataggio qui mollo, cioè non voglio lasciare qui così che poi devo ricominciare tutto la prossima volta. Hey Samantha. Shh. Chi stai spiando? Please, I can't do it, Dad. I'm sorry. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness, just like you're doing right now. Dad? When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Nathan. Povero Cristo. Yes. Good. Now. Break a leg. I'll see you after the show. Poverino. Nathan. Fuck! No, non ti abbiamo sentito. Tramezzo, ci facciamo un graffito. Bitter much. I don't get bitter. I get even. Wonder which bachelor contestant Victoria stole that line from. Allora. Non posso tipo entrare. Poster, guarda. Drew seems to be the captain of every Blackwell sport. Dai, sarà. Yeah. Sarà di là. I hope he's okay. Come sta andando col tuo lavoro? È successo un casino senza di Drew. Un vero casino. Cavoli, ma tu stai bene? Vuoi parlarne?
Sì, ma dopo lo spettacolo non preoccuparti, sono dietro le quinte. Ok, arrivo. Bella. Rachel? Ok. Sta drogando il caffè, tipo. Whatever that was, it was shady as shit. I need to find whatever Victoria slipped into that drink. Ok, vi saluto qui, sono curiosa di morire, cioè sono curiosa di morire. The fuck? Sono curiosa anche da morire e sapere che cosa cavolo ha fatto con le tazze, ma lo vedremo la volta prossima, che non so quando sarà. Fatemi fare un rapido conto mentale. Sabato non ci sono, boh, spero tipo domenica prossima, tipo fra 6 giorni, non lo so. Come al solito vi faccio sapere sempre tutto su Instagram. E niente, allora, è durato un po' più del previsto, però vabbè, ci stava, dai, un pochino di più. Come al solito What tutti was questi, Victoria up to? sto parlando, Chloe, tutti questi video li trovate poi su YouTube, stanno andando, cioè non li carico immediatamente per il semplice fatto che almeno li dilaziono un pochino. Niente, trovate tutto su YouTube, le informazioni su Instagram trovate qua sotto i nomi e quindi niente, ci vediamo alla prossima qui su Twitch, questa live. Dovremmo essere, penso, un pochino più che la metà di questo episodio, quindi penso che nella prossima volta lo finiremo. E niente, ringrazio tutti per essere passati, per aver chiacchierato con me Let's see e what Victoria put in her purse. sto parlando. E ci vediamo la prossima volta. Un bacio grosso a tutti e buon resto di serata. Ciao!